tutti e ciao a tutte, benvenuti in un nuovo video. Allora, sto facendo questo bellissimo primo piano con le mie caramelle Rossana, che immagino che tutti quanti voi conosciate. A me rimandano indietro nel tempo, perché ogni volta che andavo a casa della nonna, e anche ora che vado a casa della nonna, le trovo sempre. E i ricordi sono molto belli, perché quando ero piccolina me le nascondeva dentro le tasche prima che, insomma, che me ne andassi da lei. Allora, oggi voglio proprio fare questa ricetta e voglio preparare il liquore che io ovviamente già ho fatto circa 2 anni e mezzo fa, se non ricordo male, e vi posso garantire che viene veramente buono ed è come se si beve proprio la caramella Rossana. Allora, se lo fate insieme ai vostri bambini sicuramente risulterà anche più divertente nel scartare le caramelle, se lo fate da soli forse un pochino meno. Allora, comunque, gli ingredienti che vi occorrono sono 400 g di caramelle Rossana. Allora, considerate che sono praticamente 2 pacchi e mezzo, perché se non ricordo male ogni pacco sono 175 g. Comunque io non è che sono andata proprio precisa, sicuramente ne avrò messe 4,50 più o meno. Poi ci servono 400 ml di latte e 250 ml di panna fresca. E poi 150 ml di alcol puro, ovviamente uso alimentare. Allora, il procedimento è molto facile. Nel recipiente io ho già introdotto il latte con la panna. Lo facciamo scaldare un pochino e poi ci andiamo ad inserire ovviamente le nostre caramelline. Le facciamo sciogliere sempre con la fiamma molto bassa, onde evitare che comunque si attacchi il fondo. Poi, una volta che insomma si sono sciolte, le portiamo un po' a bollore e poi spingiamo e facciamo raffreddare completamente. Appena si è raffreddato, praticamente prendiamo un colino e iniziamo a filtrare il tutto quanto, e alla fine aggiungiamo l'alcol e mescoliamo. Ovviamente vi faccio vedere tutti i vari step e ci vediamo dopo. E volevo ringraziare comunque tutti i nuovi iscritti e mi raccomando, se vi fa piacere e se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e condividete. Ci vediamo dopo, ciao!